Flawless. Salve fratelli della congrega, recensirò per voi Flawless di Joel Schumacher, interpretato magnificamente da Robert De Niro e Philip Seymour Hoffman, il nostro grande compianto Philip Seymour Hoffman. Nessuno è esente da difetti, nessuno è perfetto. Tutti noi infatti difettiamo di qualcosa. Tu ad esempio devi disinfettarti. Esse vivono. Una lezione di vita importante che il nostro Bob De Niro Coons imparerà a suo carico. A incidente già avvenuto. Caro Bob, così chi la fa l'aspetti, il tuo non è adesso un bel aspetto e sei costretto a prendere lezioni di canto per riabilitarti. Dove sono andate a finire le tue dure convinzioni o convenzioni? Troppo duro con te stesso e con gli altri. Tanto da pagarne un alto prezzo. Sì, le ripetizioni costano. Eh sì, il nostro Coons Bob De Niro, all'inizio del film, così sicuro di sé, fuma in modo arrogante. Con tanto di rughe. E classica smorfia appunto deniriana, troppo beffarda. Svegliati. Anche memore di risvegli. Ebbene, la recensione di Flawless, naturalmente a cura del sottoscritto Stefano Fanotico. Do re mi fa sol la si do. Ut qui ent laxis, risonare fibris, mira gestorum, emanituorum. Solve pollut, sente Giovanni. Nessuno è esente da difetti. Parto subito col dire che questo è il miglior film in assoluto di Joel Schumacher, targato strano anno 1999. No, non è una canzone di James Blunt. Firmato MGM, però. Il leone dalle fauci spalancate. Della Metro Goldwyn Mayer. No, Mayer, bisogna migliorare. Joel Schumacher, del quale disprezzo però con enorme prosopopea buona parte del suo cinema, un regista diventato famoso a Hollywood negli anni Ottanta per una serie pazzesca di pellicole ampiamente sopravvalutate. Ma non c'è da stupirsi, in piena epoca confusionaria, film dall'estetica furba, modaiola giovanilistica e platinata come l'impresentabile pasticcio Linea Mortale, trovavano il pubblico stupido che se ne imboccava con allucinante facilità, bevendosi ogni stramberia variopinta del nostro bel Schumacher, tanto scalto ad arricchirsi grazie a marchi ingegni
ludici della celluloide più edonisticamente Mort. merchandising. La G è muta e il punto G invece urla. Di ugola! Come il nostro canterino, mica tanto Bob De Niro. All'inizio di tango ballerino e poi nelle sue funzioni, diciamo, tagliato a metà. Ah. Dicevamo di Joe Schumacher, regista di opere di rara bruttezza, girate però con quel piglio ritmato che allettava gli spettatori abbindolabili, ribadiamolo, a virtuose frenesie del montaggio, ai dialoghi serrati e a due o tre idee narrative all'apparenza geniali. Flawless, visto in quest'ottica, rappresenta una sorpresa inaspettata e una stupefacente opera. Evidenziamolo, ne vado orgoglioso e fiero, fra l'altro presa assai sotto gamba, insospettabilmente intimista, che nella semplicità di una storia anormale, umanissima, raccontata con una raffinatezza e quel delicato pudore che da Schumacher mai e poi ci saremmo aspettati, può essere tranquillamente ascritta ai film misconosciuti, tra virgolette. In pochi infatti se ne ricordano e pochissimi, per di più, ne hanno saputo apprezzare il valore. Quei film che sono passati sotto silenzio. Eppure nella locandina appare a lettere cubitali il nome di Robert De Niro, quel prodigio d'attore di cui ha gran torto, ma viene citata questa interpretazione istrionica, difficile, difficile non tanto per la tuta mimetica della facciale mimica. Qui, limitata, non limitata dalla malattia del suo personaggio, bensì perché è una performance, addirittura vista come un campionario insopportabile di smorfie, tic espressivi indigesti, di invero fenomenale camaleontismo. Dice a me? Che plateale e madornale superficialità averla giudicata male quando il film uscì. Ma procediamo con calma. Schumacher, dopo i fasti al botteghino dei seguiti di Batman, torna dietro la macchina da presa per questo film assolutamente anomalo. Nella sua filmografia, ripetiamolo, pacchiana, effettistica e ammiccante al guadagno da blockbuster. Questa invece è la storia di una strana, possibile, impossibile, possibilissima amicizia, quella fra il coriaceo, burbero, poliziotto Coons De Niro, la drag queen Rusty, no Rusty selvaggio, anche se questo qui, questo strepitoso Huffman, è assai selvatico, si arrabbia facilmente. Il nostro Bob De Niro Walt, che non è affatto come il più celebre Disney, Walt Disney. Lui sì che era un grande favolista, amante del pacifismo. Walt invece cos'è? Walt è uno stronzo, omofobo, razzista, macio imperturbabile, playboy impenitente, maschilista e soprattutto dichiarato nemico dei travestiti, come il suo dirimpettaio, appunto Rusty, il vicino di casa, l'uomo ambiguo, disturbante per la sessualità da pervertito, tra virgolette. Questo pensa infatti Walt, che abita nell'appartamento antistante. Walt, caro Wolf. Walt lo odia a morte, non sale mai in ascensore con lui, lo evita in ogni modo e quasi ogni giorno litiga affacciandosi irritato alla finestra perché Rusty, coi suoi amichetti, fa sempre casino e lo deconcentra, poverino. All'improvviso la storia si complica e si fa torbida. Alcuni coinquilini dello stabile in cui vive di notte vengono derubati. Walt si sveglia, allarmato da quel che riesce a udire, afferra la sua pistola d'ordinanza, scende in fretta e furia le scale per tentare di venire loro in soccorso, ma viene colpito
caso di dirlo a sangue freddo, da un ictus. Walter, nostro Kunz, in seguito all'incidente occorsogli, rimane semi-paralizzato e a stento riesce a parlare. Come cura riabilitativa per poter almeno riacquisire parziali funzioni normali, guarda un po', gli viene suggerito di prendere lezioni di canto dal nostro Rusty. Dopo forti titubanze e notevole ritrosia, Kunz pare infatti che preferisca vivere nel mutismo e nell'handicap piuttosto che abbassarsi nella dignità per ristabilire in modo perlomeno accettabile la sua disgrazia. Ecco, Walt accetta anche, se non di buon grado. Naturalmente non saranno tutte rose e fiori, come si suol dire. Walt, te la suonavi e te la cantavi. E ben ti sta! Un ictus da lasciarti ex attestati, ma ora colpito proprio nella tua indistruttibile, pensavi tu, testolina. E a ciò si aggiunge il fatto che il ladro che ha rapinato i condomini continua ad aggirarsi in maniera minacciosa per il palazzo, perché qualcuno, indovinate chi? È stato il testimone sgradito della sua malefatta. E vanno dunque eliminati i testimoni scomodi. Aia. Walter e Rusty si coalizzeranno, gioco forza, sventando la minaccia e diventando nel frattempo amici sempre più fidati e rispettosi l'uno dell'altro. Perché il nostro Kunz, dall'esperienza dolorosa e negativa del suo trauma, ha imparato un insegnamento importantissimo. È stato costretto a guardare in faccia la realtà. E a non scremarla più con la sua boria da stallone fiero della sua indubbia mascolinità, invero così patetica e volgare. Era malato prima, non ora. Adesso diciamo che la malattia fisica gli ha permesso di osservare la vita da una prospettiva che mai avrebbe immaginato. Figuratevi se questo qui poteva sognarsela. Ah, non eri un sognatore, caro Kunz, troppo attaccato al denaro, al materialismo, della più tronfia apparenza. Invero, sconcia, caro maleducato. Imparerà il nostro Kunz cosa vuol dire perdere. Ed è una visione assai più aperta e rasserenata di quando era un bastardo poliziottone, tutto divisa e donne da sventolare come trofei. Dicevamo appunto un grande Robert De Niro, ma essere sinceri, qui la parte del leone la fa proprio il logo della MGM, no, la nostra debole, tra virgolette, checca Philip Seymour Hoffman. Strepitoso! Incredibile! Che recita con eleganza d'applausi a scena aperta, tanto più bravo perché Rusty ispira sì simpatia, ma era difficilissimo renderlo in modo così umano, calzante, senza mai incappare nel luogo comune d'una recitazione isterica o sopra le righe, come poteva essere dato il suo personaggio folcloristico. Hoffman mantiene invece inappuntabilmente un buon tono in sordina da lasciarci stupendamente allibiti, quasi come Kunz. Per tanta sobria, sofisticata bravura, un'interpretazione di sottilissima, alta scuola del metodo. Issues? Bam, bam, tutti in modo sgoda. Feeling fabulous. Are you good?
Amico Phillips. Non riesco. Sento. Sono Bob De Niro. Anch'io. Talvolta recito Roccane. Bisogna sapere azioni di calcio. Tu pensi di potermi essere d'aiuto? Non si frega facilmente il nostro roba di Nio. Cuz. Smack. Smack, uno come Robert De Niro sarà difficile ammaccare. Ugh.